altro viaggio non sarai da solo, perché il tuo istinto chiamerà un guerriero e nella notte apparirà Blue Dragon e allora capirai. Diventerai il cavaliere più lucente, difenderai il tuo segreto più importante, tu scoprirai quella tua luce quale ombre e sentirai sempre il tuo pianto. Ben detto. Facciamogli vedere chi siamo. Indietro! Meno male, adesso siamo salvi. Non devi più aver paura, piccolino. Vuoi smetterla di trattarmi come un pappante? Ehi tu, marmocchio. Avanti, parla. Dici chi sei e soprattutto da dove sei sbucato. Qualcuno mi chiama. Dove sono? Che posto è questo? Questa voce. Ti supplico. Solo tu puoi salvare il mondo. Salvare il mondo. Spicciati a preparare la colazione. Ma allora? Stavo solo sognando. Guarda che io lo voglio ben cotto. Se sbagli qualcosa e non mi piace, dovrei cucinarmene un altro. Che modi sono questi di parlare, piccolino? Se non fai il bravo, ti faccio saltare la colazione, così impari. Guarda che non puoi farlo, mammina. Allora comportati bene e dammi una mano. Sia ben chiaro, io non sono la tua mamma, mi chiamo Bouquet. Non te lo dimenticare. D'accordo, ho capito, Bouquet. Bravo, allora apparecchia la tavola. Sei proprio antipatica. Sì, e tu sei un simpatico piccoletto. Uffa, non trattarmi come un bambino. Questo sì che è un incubo. Il marmocchio è ancora qui. Generale Loghi. Che cosa c'è? Mi scusi, è appena arrivato l'ultimo rapporto del Consiglio. Dovrebbe controllare in modo particolare i contenuti del trattato con le nazioni subalterne. D'accordo. E poi... Dimmi, che altro c'è? Ci sarebbe la questione delle forze ribelli nella zona montagnosa. Quale sarebbe la sua strategia a questo proposito? Lascia perdere. Ma come? Da retta a me. La resistenza è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Sono passati 2 anni. In questo periodo, grazie all'ordine di Rosekstan, abbiamo esteso il nostro controllo su quasi tutto il mondo. I ribelli hanno perso il contatto con le loro ombre e non hanno potuto fare nulla per fermarmi. Chissà che cosa stanno facendo in questo momento.
intenzione di andare. Vi siete messi in cammino senza darmi alcuna spiegazione. Si può sapere che cosa avete in mente? Ah, ragazzi, che lagna che sei. Aspetta, su! Vuoi darmi ascolto, sì o no? Se ti degni di dirmi chi sei e da dove vieni, giuro che sono pronto ad ascoltarti. Mi dispiace, questo non posso farlo. Niente di personale, ovviamente, ma non sono autorizzato a parlarti di certe cose. Ah, la solita risposta. Cerca almeno di stare zitto. Smettila di darmi ordini. Mi hai forse preso per un pirello? Nyeh! Uffa, che nervi! Scusa, non credi di essere un po' esagerato con lui? È quel moccioso che non mi lascia altra scelta. Così impara a non raccontarci niente di sé. Non posso darti torto. Ehi, di un po'. Da dove è sbucato quel drago rosso? Su, coraggio, parla. Ho la sensazione che abbia a che fare con te. Può darsi. Può darsi? Se proprio ci tieni tanto a saperlo, scoprilo da solo. Ma non sarebbe meglio se me lo spiegassi tu? Se pensi che parlerò senza avere nulla in cambio, ti sbagli di grosso. Che ingrato. Hai già dimenticato che ti ho salvato la vita. È esattamente il contrario. Voi due non avreste avuto scampo senza il mio intervento. Ma come ti permetti? Se fossi in te, imparerei a tenere a freno quella boccaccia insolente. Non porta nulla di buono. Sai una cosa? Se ti dai una calmata, potrei anche decidere di parlare. Cosa? Comunque è anche un po' colpa tua se il ragazzino non parla. Ma che stai dicendo? Quel moccioso non sa fare altro che richieste. Però devi riconoscere che ha fatto ricomparire il mio Hippo senza fare tante storie. Noi Sadan Tosen Gelda! Eccomi! Sei tu, Hippo! La mia bouquet! Mi sembra un sogno, sapessi quanto mi sei mancato! Che bello, ritornando! Forse gli viene naturale essere più gentile con le femmine. Sì, può darsi. Ehi, a proposito di gentilezza, mi sembrava di averti detto che mi piace mangiare qualcosa di dolce almeno due volte al giorno. Forse hai ragione, è troppo esigente. Però almeno a me puoi dirlo dove siamo diretti, giusto, Shu? Stiamo andando da Marumaro. Davvero, e perché? Non so come spiegartelo, ma ho un presentimento. Ho la sensazione che stia per succedere qualcosa. E poi, anche se non sappiamo ancora chi è, quel ragazzino ha il grande potere di restituirci le nostre ombre. È un'occasione da non perdere. Sono sicuro che aiuterà anche i nostri amici. Sei fantastico, Shu! È un'idea geniale! E voi? Si può sapere che cosa avete da confabulare? Non so più come dirvelo, ma vi assicuro che se continuate a ignorarmi ve ne pentirete amaramente. Sai una cosa? È da quando l'abbiamo incontrato che ci penso. Osservalo bene. Sembra anche a te la versione ridotta di Legolas. Sì, hai ragione. Ma dovete smettere di ridere alle mie spalle. Allora deciditi a parlare o alla fine sarai tu quello che dovrà pentirsene amaramente. Alto là, chi sei? Fermati! Pronti a sparare! Fuoco! Ma che cosa succede? Generale Logi, la città è stata attaccata a sorpresa. Questo lo vedo. Secondo il rapporto, il nemico ha superato il servizio di sorveglianza e sta puntando in questa direzione. Non esiste nessuno in grado di conquistare Alba Rosa. Quanti sono? A quanto pare è soltanto uno. Una sola persona? Si muove velocemente e pare che sia una donna. Che cosa sei venuta a cercare ad Alba Rosa? Hai dimostrato coraggio a tentare questa impresa da sola. Come hai potuto pensare di assaltare la capitale di Rosekstan? Generale Logi,
discendente dei soldati della luce, reggente di Rosekstan, ma soprattutto uno dei possibili candidati. Capirai, Lotharis, Saddam, Tosen, Gelder. Fermati! Che stai facendo? Ma quello è Odin. Ma dove siamo? Ti ho restituito la tua ombra. Perché l'hai fatto? Voglio sapere chi sei. Non sono autorizzata a rispondere. Ma se anche ti dessi questa informazione, cambieresti forse la tua scelta? Non capisco. Cosa dice questa donna? Hai qualche desiderio? Scusa? Adesso che hai riavuto il tuo potere, c'è qualcos'altro che desideri? Attenta a come parli, straniera. Non ti ho autorizzata a farmi delle domande. Bene, allora è questa la tua decisione. Attacca, Odin! Come desidera. Ma tu guarda, è convinto che siamo venuti a fare un picnic. Che cosa sto facendo di strano? Sei stato tu a decidere di fare una pausa, se non sbaglio. D'accordo, speriamo almeno che con la pancia piena ti venga più facile parlare. Mi ero quasi convinto a dirti tutto, ma siccome il tuo atteggiamento non mi piace, ho cambiato idea. Perché ti comporti così? Ti ho anche dato il dolce come volevi. Parlare una cosa, mangiare tutta un'altra. Allora ridammelo. No, non è giusto. Le cose regalate non si chiedono mai indietro. È da maleducati. Basta, mangia quel dolce e falla finita una buona volta. Ti senti un essere superiore quando dai ordini a tutti, vero? No, ti prego, non ricominciare. Dove stai andando? Su. Voglio stare un po' da solo. E quello chi è? Finalmente ti ho trovato. Shu, evocatore di ombre, dico bene? Oh. È il momento di dimostrare tutto il tuo potere. Che cosa? Conosco quel drago, assomiglia... Ma certo, è lo stesso... Ci ha attaccati nel cratere. Che cosa aspetti? Coraggio, evoca la tua ombra e combatti. Non ha senso, non so chi sei. Mi presento, il mio nome è Mikael. Sono qui perché devo valutare bene la grandezza del tuo potere. Ti informo che non potrei sottrarti a questa sfida, perché tu sei uno dei possibili candidati. Senti, amico, mi dispiace per te, ma non ho intenzione di combattere. Oltretutto, ho già affrontato il tuo drago. Non capisco che cosa vuoi da me. Perché dovrei accettare questa sfida? Di regola non sono ammesse domande da parte dei candidati. Tuttavia una cosa forse posso dirtela. Appartengo a una legione di esseri superiori. Ormai il destino del vostro mondo è nelle nostre mani. Una legione di esseri superiori? Sono venuto fin qui con il compito preciso di metterti alla prova. Possiamo affrontare la sfida adesso o no? Ecco, non ho capito molto bene quello che hai detto. Certo che siete davvero ottusi voi esseri umani. Ma come ti permetti? Devo dirti un'altra cosa prima di procedere. Ti consiglio di agire con cautela, perché dalle tue scelte potrebbe dipendere il futuro del mondo intero. Non so se mi spiego. Adesso basta con tutte queste chiacchiere inutili. Iniziamo! Non ci ho capito ancora nulla, ma farò come vuoi. Alla fine ti sei deciso a evocare la tua ombra. In azione, Blue Dragon! Sei troppo avventato. Io dico che prima di scegliere l'attacco dovresti fare più attenzione e studiare bene l'avversario. Chiudi il becco! Ma dov'è? Se n'è andato. La fretta ti ha fatto perdere la capacità di ragionare. Accidenti! Mai sottovalutare l'avversario! Ancora quel drago! Artiglio devastante! Vai, Blue Dragon!
Ehi, noi, è lo stesso bravo che abbiamo già incontrato. Perché ci perseguita? Credimi, Buche, ti assicuro che non ne ho la più pallida idea. Però... Sei divertito un mondo a schivare i miei colpi, vero? Così non va bene. Di questo passo perderanno. Vuoi spiegarti meglio? Esplosione blu! Non è possibile! Il tuo tempo è scaduto. Adesso inizia il divertimento. Ti farò vedere come si combatte. Attento, Shu! Senti, piccoletto, non puoi fare qualcosa? Non credo, però... Ti prego, devi aiutare Shu, altrimenti rischiamo tutti di fare una brutta fine. Questo lo sai, vero? Che domanda, certo che lo so. Allora cerca di inventarti qualcosa. Mi dispiace, purtroppo temo di non essere in grado di aiutarlo. Non è il momento di mettere il broncio! Qui non c'è nessun altro in grado di dare una mano a Shu, a parte te! C'è, invece... Quella persona sei tu, Buche. Cosa? Che ti succede? Dov'è finita la tua forza? Coraggio, devi cercare di reagire. Che fine ha fatto il ragazzino coraggioso di un tempo? È un avversario troppo forte. Guarda che ti stai sbagliando. La mia ombra è capace di assumere forme diverse, ma quanto a combattere... D'accordo, ho capito. A quanto pare è arrivato il momento di conferirti un nuovo potere. In che senso? Concentrati e avrai... la capacità di unione. Unione? E con chi? Sei pronta, Buche? Eccomi su. Capacità di unione! Andiamo! Mi piace l'unione. Un momento. Credo che tu ti sia fatta un'idea sbagliata di unione. Io intendevo un'altra cosa. Allora... Sei pronta, Buche? Sono pronta. Facciamo l'unione, Shu. Oh no, mamma mia, che vergogna! Io credo che tu non abbia ancora capito. Ma cos'è questa unione? Rimandiamo le spiegazioni a dopo. Coraggio, girati dalla mia parte. No, aspetta! Mettiamo subito in chiaro che io sono fidanzata con... Smettila di urlare, per favore. E adesso sta ferma. Noi Sadan Tosen Baldagher. Che cosa succede? Sono pronta! Su, coraggio, andate. Shu ha bisogno del tuo aiuto. Datti una mossa. Sì. Niente. È troppo forte. Shu, sto arrivando! E questa? Fermati, Buche! Non ti avvicinare! Neanche per sogno, voglio combattere insieme a te! Forza, Shu, facciamo l'unione! Facciamo l'unione! Andrà tutto bene, fidatevi! Ippopo! Ippopama! Trasformazione! Trasformazione! Sì! Quella ragazzina ha la capacità di trasformarsi. Tutto bene, Buche. Coraggio, Shu! Prendimi! Non so bene che cosa hai in mente, ma non ho altra scelta. Blue Dragon! Sarebbe questa l'unione! È fantastico! Mi sento 100 volte più forte! Ah!
I suoi movimenti sono molto più veloci rispetto a prima. E non si tratta solo di apparenza. Che forza! Fai qualcosa, Shu! Non basta! Mi serve ancora più potere! D'accordo, ora ci penso io! Adesso va meglio! Ce l'abbiamo fatta! Ancora in piedi? Eppure l'hai colpito in pieno! Com'è possibile? È arrivato fino a questo punto. Non l'avrei mai immaginato. Hai superato la prova, Shu. La prova? Non ho dubbi, sei tu il prescelto. O dovrei dire che è stata la capacità di unione a vincere. Comunque sia, ormai la decisione è presa. Ma di che cosa stai parlando?